delle mozzarelle di bufala, tranne lui che ha vomitato. Guarda. Hi there, how's it going? Welcome back into my channel, sono Mr. Nobody. Questo inizio del video, in realtà tutto questo video qui è assolutamente improvvisato. Nel senso che io qualche giorno fa sono andato a comprare del cibo in un supermercato asiatico molto 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 strano all'interno del reparto dei surgelati, quindi non snack, cose che si devono cuocere ma che sono surgelate. E non so se sentite questo rumore qua, e magari vedete in cucina il buon Mauro, ma questo è il rumore del bollitore, il classico bollitore inglese, che sta scaldando l'acqua. Perché il buon Mauro a un certo punto di questo pomeriggio, mentre io stavo facendo altre cose, mi ha detto: ma perché non facciamo questo video delle cose che tu hai comprato settimana scorsa? No problem, quindi ho semplicemente acceso la macchina fotografica e adesso mi dirigo in cucina a vedere che cosa sta combinando Mauro, che molto probabilmente mi spiegherà, perché io ho semplicemente comprato i prodotti ma non ho letto come si cucinano, come, insomma, come si fanno, anche perché sono tutti scritti in giapponese. Forse c'è qualcosa in inglese. Per cui, uno, la cucina è messa a... non lo so perché. Perché tu organizzi sempre delle feste qua dentro e c'è sempre... Sto pulendo, è da un giorno che sto pulendo. Dunque, la luce proprio non è delle migliori, però ho già spiegato tutto quanto. Ho scoperto delle robe. Uno, fammi un'introduzione delle cose che ho comprato e poi spiegamele a me, perché io non ho capito che cosa ho comprato. Allora, questi sono delle palle di riso giapponesi ripiene... al tè verde, ripiene di marmellata di fagioli rossi. Oh, questi sono preziosi. E loro... anche perché quelli là mi sa che li ho pagati 5 pound. Sì, e loro sono pronti quando salgono a galla, tipo gli gnocchi nell'acqua. Però così, niente burro, niente salvia. No, 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 no. Per cui, hai introdotto il primo prodotto, che è quella cosa con, sì, con gli gnocchi verdi ripieni di sugo di marmellata e fagioli. Di fagioli. Ok. Secondo prodotto. Li ho comprati io, però in realtà non so che cosa siano. Secondo prodotto, palline di glutine ripiene di sesamo nero. Tipo i dolcetti, quelli che si vedono in Giappone, no? Quelli che li tagli di traverso e si vede il nero in mezzo. E sì, questi... sono tutte cose. Non sono tuttora, io non sono mai stato un grande fan degli anime. E vabbè, di tutte... ho capito, ma si vedono ovunque comunque, vabbè. Ok. Questo è il terzo prodotto. Ah, fammi una piccola spiegazione. Questi... che sono... ma hanno delle facce, non mi ricordavo. Sono dei tuorli d'uovo. Questi si possono cucinare al vapore. E noi abbiamo la vaporiera. Sono davvero curioso di sapere se effettivamente hanno delle facce sopra. Quello sarebbe il top. Se non ci sono le facce, protestiamo. Per cui sta procedendo piuttosto bene questa cosa qui. Siamo arrivati al penultimo prodotto, che sono sempre dei bun, tipo dei cosi di pasta di qualcosa. Però di sono riso. A forma di riccio, ora sono mi ricordo. A forma di riccio, hanno gli occhi e hanno le spine. Hanno gli aculei. Cioè, non ci posso credere, loro... In quanti metodi si possono cuocere? In uno. Bolliti. Si possono solo fare al vapore per 7-9 minuti. Oh, ci mettono un botto. Si fanno desiderare. Mauro, sono prodotti congelati, è normale. Si fanno desiderare rispetto agli altri. E come ultima cosa, in realtà, e questa me la ricordo molto molto bene, è una cosa piuttosto normale, ma l'ho comprata per la busta, sì, esatto. Per la confezione. Aveva una confezione che non potevo non prendere. Sì. E in realtà sono semplicemente dei noodle piccanti al pollo. Sì. Sì, sì, sì. Che poi dovete sapere questa cosa qua, ho sempre combattuto con Mauro per l'acquisto della vaporiera, perché lo ritengo tuttora un acquisto assolutamente inutile. Perché invece non lo utilizziamo mai, in realtà non lo utilizza neanche lui. Vero. Però in questo caso è l'unica maniera in cui si possono cuocere qui bun, questi involtini grossi. Per cui non ci resta che scaldare la vaporiera e lasciare a fare Mauro il lavoro sporco, che è semplicemente metterli all'interno della vaporiera, sì, e aspettare un po'. Prima di assaggiare queste delicatessen giapponesi, non so se sono giapponesi, insomma, sono asiatici in generale. È arrivato il momento di fare la roba più veloce, i noodle. Tazza con spaghetti acqua calda, gli spaghetti scompaiono, ci sono due buste e poi due buste sugli spaghetti. Non capisco, devo mettere una bacinella a fianco, tipo, non lo so, però proviamo così. Tagliatelle queste, ok. Anduia. E le spezie. L'odore all'interno della cucina dopo solo 5 minuti dall'inizio del video è diventato quasi insopportabile, perché da quel sacchetto è uscito... Sì. Per cui, piccolo aggiornamento, sono passati altri 5 minuti, stanno bollendo questi qua, che non hanno ancora un nome, sono semplicemente questi pallini verdi ripieni di tè verde, sì.
Questi qua, che sono i miei preferiti ad ora, sì, sperando che siano buoni. Questo è il porco spini. Esatto. L'ho investito. Questo qui non ha gli occhi. Oh sì, ce n'è uno storto. Quindi loro sono qui dentro. Eccoli là. Mentre al primo piano abbiamo gli altri che sono quelli di tuorlo. Guarda cosa sono diventati. Delle mozzarelle di bufala. Tranne lui che ha vomitato. Guarda. C'è una melma nera, poverino. Mettilo via prima che cuori tutto quanto il nero. Quindi abbiamo... siamo dei licis praticamente. Dall'aspetto sono piuttosto fiducioso. Sì. Poi vediamo. Per cui, eccoci arrivati. Cottura conclusa. Mauro sta arrivando con il piattone di involtini di ravioli. Che sembra un po' la bufala. Non è niente male, sembra davvero un piatto di mozzarella. Soprattutto queste qua, che sono quelle che dovrebbero contenere all'interno il tuorlo di un uovo. Non sono niente male. E qui ci sono gli ottimi noodle. Che in realtà davvero sembrano delle tagliatelle a questo punto, ma ve l'ho già fatto vedere. Forchetta recuperata, quindi direi di andare in ordine. Direi di partire da loro. Quelli ripieni di crema e fagioli arancioni. Quelli al tè verde. Quindi uno per me. Oh, ti sono incollati. Ok. Dai, no. Possiamo. Cin. Sono gommosissimi. Non si incollano, però sono buoni. Si appiccicano ovunque. Sembra di mangiare. Però si rischia. Mi piacciono tanto perché sono il ripieno è davvero buono. Sono i dolci particolari, però sono davvero colla. Non so niente male in realtà, sai? Non riesco a parlare. Vanno giù solo in 127 passaggi. Questi che mi spaventano in realtà perché colano praticamente nero di seppia sono quelli ripieni di sesamo nero, che non ho capito perché il sesamo sia nero. Pazzeschi! Sono di sesamo, di barrette al sesamo all'interno. Buonissimo. Quelle, il croccante al sesamo, avete presente quelle barrette con il miele, con lo zucchero e sesamo? Comunque, super buoni. Questi sono da paura. Ok, arrivati a questo punto, mi sa che poi me ne faccio un altro po', un'altra fornata di quelli piccoli. Siamo arrivati a questi piccoli panini, che sono quelli simpatici che in realtà... non hanno le faccine. Non hanno le faccine, sono i secondi che vi ho fatto vedere. Ci hanno ingannati. Mauro? Sono belli fluffy, eh. Ok. Buono. Salizzavo io. Io sto scoprendo di essere un grande fan della cucina giapponese. Ma poi vedi, è tipo mollica qui. Sì. E questo panino ripieno di un tuorlo che si è sciolto, quindi probabilmente era davvero un tuorlo concentrato di uovo inserito all'interno di un panino che una volta cotto ha fatto sciogliere anche il tuorlo. Un po' come l'uovo di cracco, insomma. Però giapponese o cinese. Abbiamo la salmonella. Prima che a Mauro venga... non so, la... lo scolo. Andiamo a assaggiare questi simpaticissimi nostri amici. Non so niente male. Stessa consistenza dei panini questi qua. Ripieni di? Di marmellata di fagioli, anche questi. Davvero? Siamo messi. Oh my god. Ok. Cheers, o come si dice in Giappone? Hakuna Matata. Esatto. La crema interna non è saporitissima, nel senso che è davvero leggerissima e si confonde un po' col sapore del panino. Non ha... dolciastro, ma si camuffa tantissimo con l'aroma del panino. Mm-mm. Però sa che c'è? Che io al volo me ne faccio un'altra sesamo perché sono davvero buoni. Abbiamo finito con le cose un po' più strane tutte, direi di andarci a sciacquare la bocca con un po' di piccante. Prima di concludere questo video è cominciato assolutamente in maniera casuale perché Mauro voleva cucinare queste cose giapponesi. Si è rivelato piuttosto interessante anche perché mi ha stupito a me, nel senso che io le avevo comprate per fare un assaggio di cose strane, naturalmente aspettandomi che fossero dei gusti davvero troppo particolari che non mi piacessero. Invece si sono rivelati tutti quanti buoni. Si sono rivelati tutti e quanti gommosi. Chi più chi meno, nel senso che gli ultimi due panini sono molto meno gommosi. Veramente queste cose che rimangono attaccate ai panini, che sono quelli al sesamo e quelli verdi, sono davvero piuttosto interessanti da mangiare, come mangiare in meno di 30 secondi una fetta di pan carré. Per cui direi di pulirci la bocca con queste tagliatelle. Sono davvero delle tagliatelle italiane, a vedere così. Il piccante che ho inserito all'interno una volta che erano pronte è davvero killer. Nel senso che ho assaggiato con un cucchiaino prima l'acqua e... cheers, Paul. Cheers. Io aspetto. Oh, molto buoni. Solo che sono belli killer. Molto killer. Hot ones questi.
Non so più cosa dire, mi si è spento il cervello a causa del piccante. Tu, Mauro, non so che... No, no, io sto fissando gli alberi fuori, tipo. Ok, perdonate questa chiusura un po' soffocata, ma devo scappare a bere un goccio d'acqua. Noi ci vediamo tra pochissimi giorni con un altro video. Magari in compagnia di Mauro, magari no, non lo so. That's it for today, non ho nient'altro da aggiungere. Vado a prendermi un bicchiere d'acqua e ci vediamo tra pochissimi giorni. Take care and see you later. Ciao. Hakuna Matata. Esatto.